c'è una bella aria di festa qui. Allora siamo con Gianni Testa e siamo con Alessandro Greco. Intanto ciao a tutti, posso fare gli auguri a Gianni? Tantissimi auguri. Grazie, grazie. È un doppio augurio oggi perché sono i miei 50 anni, i miei primi 50 anni, come dico sempre, e dell'inaugurazione di questa meravigliosa struttura che abbiamo creato, perché non l'ho creata io, ma la creiamo tutte le persone che ci stiamo insieme, come Alessandro, come i miei dipendenti, come tutti gli artisti che hanno scelto Yoseba nella loro vita per fare musica. Allora, una doppia festa, infatti così il titolo dell'evento, una doppia festa, e non ti chiedo insomma per cosa sei più felice, se per il tuo meraviglioso mezzo secolo o se per il successo del tuo studio. No, sono felice perché ho tante persone intorno che mi vogliono bene. Ecco, questo è importante. Alessandro, sei un grande... Sì, sono felice, indipendentemente dal mondo della televisione, dello spettacolo, Giovanni è uno dei miei pochi amici. Io credo che ci si possa ritenere uomini e donne fortunate quando nell'arco di una vita possiamo annoverare degli amici. Forse si contano sulle punte della dita sulla punta delle dita di una mano. E quindi il mio senso di partecipazione è questa. Siamo partiti insieme negli spettacoli itineranti, nelle piazze, nei live, in particolare del centro-sud, come regione di riferimento la sua, la Calabria. Io da Taranto percorrevo la 106 e ogni tanto ci trovavamo per strada per fare questi eventi. E devo dire che siamo molto grati. Insomma, a proposito di strada, della strada percorsa, lui ha sempre avuto un grande dono, che è quello della musica, della voce, della musicalità. Poi ha avuto, come dire, la forza e anche l'umiltà di capire che forse certe sue aspirazioni, artistiche non si erano concretizzate come lui desiderava, e con grande generosità appunto si è messo a servizio delle persone che vogliono fare musica e che vogliono cantare. E devo dire che la preparazione e il tocco di Gianni è fra i più rari che io abbia mai incontrato nella mia carriera. Gianni, ha detto tutto Alessandro. È mio amico, mi vuole bene, dice un sacco di cavolate. No, non è vero. Senti, il lavoro che ti ha dato più soddisfazione, la tua produzione migliore secondo te, ovviamente? Guarda, ne sto facendo tante. Sicuramente il film di Federico Moccia, Mamma qui comando io, tutta la colonna sonora, è stata un grande tocco, insomma, importante. In questo momento c'è in giro il nuovo brano di Massimiliano Varese, Fight Club Club, che sta facendo un successo meraviglioso su TikTok, sui social, eccetera. Quindi ce ne sono tante produzioni belle. Adesso ancora tutto quello che di bello devo fare deve ancora arrivare, perché non sono nemmeno all'inizio di tutto ciò che vorrei realizzare. Dice così, è bello dire così. E poi tu spazi, no? Dalla musica al cinema, non sei insomma un... Sì, io sono stato poi un artista a 360 gradi, e quindi anche oggi riesco a spaziare, a spostarmi dalla musica alle musiche da film, eccetera, eccetera. Proprio perché... No, scusa, vai. Proprio perché mi piace la musica, mi piace l'arte, e quindi in ogni sua forma io credo non debba avere confini. Tra l'altro devo dire che ha creato in questo centro di produzione, lo possiamo chiamare così? Io lo sto chiamando il nuovo cenacolo della musica a bellissimo, Roma. Anche sì, perché sì, voglio sì, dire, sì, sì. A proposito di cenacolo, siamo praticamente in linea d'aria a due passi dal cupolone, dal Vaticano. Devo dire che un posizionamento di una struttura così bella, devo dire tenuta anche con molta cura e con molta eleganza, che non guasta, nel cuore di Roma, un centro così polivalente a disposizione di chi vuole fare, di chi vuole produrre arte a 360 gradi, musica, beh, credo che sia una cosa veramente particolare. Alessandro, Gianni non me ne vorrà perché ovviamente facciamo il nostro lavoro. Alessandro, come ti trovi a Uno Mattina Estate, felice di essere tornato in Rai? Guarda, proprio oggi abbiamo chiuso la prima settimana e siamo partiti alla grande. C'è un team fantastico. Ho trovato una compagna di viaggio che è Greta Mauro, che ha superato brillantemente la prova, considerando che questo è il primo programma, diciamo, più popolare che lei fa. E quindi, a proposito di estate, il vento è in bonaccia e allora continueremo la navigazione così fino al 6 settembre, però proprio bene, 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 molto bene. Diciamo che è un ottimo mentore. Beh, io ti ringrazio per questo, qualcosina ho fatto nella mia carriera e soprattutto... Giusto qualcosina. Un po' più di qualcosina. Senti, ti è mancata un po' la TV in questi anni? Non mi è mancata perché ci sono sempre stato, sicuramente mi è mancata un po' la continuità, credo che il conduttore...
è la categoria, è l'artista che trascorre più tempo col pubblico, quindi non mi piace essere ossessivo, cioè nel senso avere una presenza troppo costante in televisione. Però ovviamente il rapporto fra conduttore e pubblico e viceversa si basa su una relazione che passa anche dal vedersi spesso. Il fatto di non esserci visti spesso, qualche volta, mio malgrado, mi è dispiaciuto tanto, però poi ecco, in questa occasione possiamo recuperare alla grande. Per chiudere, quando è il tuo compleanno, Alessandro? No, il mio è lontano, perché io ne ho appena fatti 52, ora lui mi prenderà in giro perché sono un po' più grande. Siamo dei piccoli, piccoli pischelli. No, perché volevo dire, lo facciamo qui il compleanno di Alessandro e torniamo. L'ho preso, sì, il mio è il 7 marzo e ovviamente siccome lui è un VIP e io no, quindi non ci verrò a fare il mio compleanno qua. Ci saremo io a sorpresa, non c'è problema. Bravissimo, però avvisaci a noi di Spettacolo Mania. Sì, assolutamente sì. Beh, un saluto a Spettacolo Mania e veramente in base a quelle che sono le vostre possibilità. La più bella estate che possiate trascorrere. Grazie per il servizio che fate, ma anche per i giovani artisti. Grazie. Grazie mille, buona estate a voi. Grazie.